aggressioni fisiche, verbali, minacce pressoché quotidiane da parte dei detenuti nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, ma anche una carenza d'organico cronica, una carenza di strutture perdurante. Queste ed altre le criticità denunciate da tutti i sindacati di polizia penitenziaria radunatosi in questo lunedì 20 settembre davanti alla casa circondariale di Pesaro, davanti al carcere di Villa Fastigia e Villa Ceccolini, uno stato di agitazione sindacale cominciato il 6 settembre che oggi accende un riflettore ancora più importante su uno stato di disagio nel quale i sindacati chiedono a gran voce un avvicendamento ai vertici della direzione del penitenziario. Oggi è una giornata triste perché siamo qui a causa della sordità dell'amministrazione penitenziaria. Sono anni che noi chiediamo interventi risolutivi per quanto riguarda la gestione dell'istituto penitenziario ritenuta fallimentare dal personale, dalle compagini sindacali, ma soprattutto da dati oggettivi. Noi abbiamo circa 31 persone a disposizione della commissione medica assenti a lunga degenza, molti dei quali per diagnosi ansioso-depressive, segno evidente di un profondo malessere, di un annoso malessere, quando in realtà basterebbe entrare in un istituto penitenziario e svolgere anche solo un turno per capire che il termine rieducazione viene svuotato di ogni suo più elementare significato. Mancano le risorse, mancano anche le strutture. La struttura di Pesaro ha dei deficit strutturali elementari. Chiediamo con gran forza e non ci fermeremo, chiediamo l'avvicendamento del direttore e l'assegnazione di un comandante di reparto. Polizia penitenziaria di Pesaro che oggi ha vissuto da vicino anche la solidarietà di alcune forze politiche presenti qui al carcere, Stefano Pollegioni per l'Udc di Fano, il consigliere comunale della Lega di Pesaro Roberto Biagiotti, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi, Fratelli d'Italia che ha visto anche la presenza della parlamentare Rachele Silvestri. Questi sono problemi che riscontriamo in tutta Italia, quindi è giusto stare vicino agli agenti della polizia penitenziaria e noi come Fratelli d'Italia in Parlamento stiamo continuando a portare avanti le loro battaglie con le nostre proposte, emendamenti, interrogazioni per cercare di risolvere il problema, perché questo è un problema che non risiede solo a Pesaro o a Marino del Tronto, è un problema che comunque abbiamo in tutta Italia. Noi quello che vogliamo ricordare è che gli agenti della polizia penitenziaria non sono agenti di serie B, sono agenti che sono a servizio del paese, quindi devono avere la stessa dignità e devono essere tutelati. Quello che io ho letto e mi ha sorpreso nel comunicato sindacale delle forze che hanno indetto questa manifestazione è l'autoconsegna, cioè questo personale è veramente innamorato del proprio lavoro perché dopo il turno di servizio si ferma, non lavorando più, però se c'è esigenza e necessità continua a lavorare, rimanendo in istituto fino alle ore 18. Questa è una protesta seria, fatta con coscienza, di chi veramente segnala un problema, non tanto per segnalarlo o per così, perché si vuole qualcosa di più di quello che si ha, ma proprio per tornare ad avere quelle naturali sicurezze che in tutti gli ambienti di lavoro ci dovrebbero essere. E quindi lo Stato, comune, regione, ognuno nei propri ruoli dovrebbe assolutamente solidarizzare con queste persone e stare al loro fianco.